Ehi, ma è vero che tuo fratello è Tony Stark? In effetti la vedo una leggera somiglianza. Deve essere fico, però. Sai, io ho apprezzato davvero molto il suo impegno per Vito Shade. Ma noi non saremo mai in gamba come gli Avengers. Cosa? Avengers? Ma di che diavolo parli? Di Iron Man. Iron Man. Il mio fratellone. Sì, ci sponsorizza bene, Tony, eh? E che non hai conosciuto mio cugino John. Jon Snow? Sì. Sì, beh. Sai, mi sono sempre domandato come sarebbe avere un superpotere. Riuscire a guardare attraverso i muri. Oppure diventare invisibili, insomma, avere un martello che sputa fuori dei fulmini. Cioè, ho un amico con un topo giallo che quando si incazza spara tuoni e fulmini. Lo tiene in una sfera rossa e bianca con ogni tipo di comfort. Lui la lancia e questo esce e combatte con altri animali. È fico! Sì, sì, da pazzi. È una cosa strana perché proprio l'altro giorno mi ero allontanato dal campo per andare a pisciare. Ho alzato gli occhi e sai cosa ho visto? Animaletti rosa a forma di palla e una tartaruga che spruzzava acqua. A quel punto mi sono seduto su una roccia che però aveva occhi e bocca ed era un serpente lungo 5 metri o anche 6. Tu hai dei problemi? Forse. Dei super animali? Esatto, una specie. Mentre pisciavi? Sì. In corpo avevi più funghi del villaggio dei puffi? Forse era un'allucinazione. Un'allucinazione? Sì, insomma, era di sicuro un'allucinazione. Sì, certo. È stata colpa dei funghi. Io ho visto un pirata ubriaco. Sai com'è? Sono un tantino fissato con questa storia dei supereroi e credo di aver mescolato un po' di cose. E la serata coi funghi e poi tuo fratello Iron Man, il ragazzo delle ragnatele, caspita, come posso fare per chiederti di presentarmeli? Andata. Davvero? Quando torniamo ti porto in tournée a conoscere dei supereroi. Sì, mi piacerebbe molto, sai. Già. Sarà un vero piacere. Sempre che tu superi il test dei supereroi. Ma... Un test? Ho capito bene. Davvero non lo sai? Ogni supereroe te lo fa quando lo incontri. Di che parli? Ascolta, il dottor Strano, devi batterlo a nascondino nel multiverso e sei bendato. Ant-Man ti sfida ad una corsa con le auto. Sì, ma Micro Machine. Poi c'è Bruce Banner e l'altro tizio. Certo, è una partita a non t'arrabbiare, sempre facile, ma non appena le cose si scaldano, lui si trasforma in un gigante verde e muscoloso. Nessuno vuole vincere, ho una lista piena zeppa di nomi. Li vuoi ancora incontrare? E non vuoi sapere cosa fa Wolverine? Sasso, carta o forbice. No, 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 no.